L'abito da lavoro dello psicoanalista. Al primo sguardo, l'abito da lavoro dello psicoanalista sembra un foglio di plastica, spesso e azzurrino, scende dal mento ai piedi. Ma se lo sfiori con un dito, scopri che in realtà è un abito fatto di acqua, un'acqua che non sgorga e non cade da nessuna parte, un'acqua immobile che lo avvolge tutto. Stupito, riprovi a toccare. Guardi il tuo dito da vicino, lo accosti alle labbra, assaggi e senti che si tratta di un'acqua salata, come le lacrime. Perché l'abito del lavoro dello psicanalista è intessuto con le lacrime dei suoi pazienti, quelle che lui ha asciugato con amore, coraggio, pazienza. E se in un crepuscolo di vento, quando l'aria è cristallo, guardi quell'abito nell'ultimo attimo di luce, vedrai emergere dalle lacrime anche i volti di questi pazienti. La madre che aveva perso il figlio, il ragazzo che non voleva più uscire di casa, il marito che si era separato dalla moglie, l'universitario che non riusciva a dare gli esami, l'anziano che non riusciva a dare amore, il bambino che non sapeva parlare. Se però aspetti la notte, quando a illuminare quell'abito sarà la luna, allora vedrai anche il volto di coloro che lo psicoanalista non è riuscito a far sorridere. E scoprirai che i suoi occhi, assorti e lontani, sono abitati da una profonda, impalpabile malinconia.